Buongiorno, iniziamo il test driver di questa Jeep Compass 2000 turbo diesel, 140 cavalli con motorizzazione Volkswagen, motore molto robusto, performante e da bassi consumi. La vettura ha 98.000 km. Non abbiamo spie accese di nessun genere. Il check l'ha fatto tutto. Stacca bene, è maneggevole. Proviamo a metterla dritta, va ben dritta, proviamo a frenare, frena anche molto ben dritta, è equilibrata, non sento nessun tipo di rumore anomalo. Proviamo i dossi, frenano benissimo, ritornano subito nella loro stabilità. Novantottomila km per queste vetture sono veramente pochi, vetture favolose. Proviamo tutte le marce, marcia è molto utile per risparmiare con i consumi nei viaggi, è una marcia da riposo. La pressione stacca bene, morbida, maneggevole. Proviamo a fare la marcia, proviamo la pressione, lo sforzo. Bene, spinge forte, non fa rumori. Proviamo il 4x4, questo è il 4x4 disinseribile o inseribile, insomma, a piacimento. Adesso siamo in 4x4, prima stavamo in due ruote motrici. Adesso possiamo provare aria condizionata, ventilazione intanto, tutte le ventilazioni vanno, aria condizionata, mettiamola a freddo, spostiamo i spostamenti d'aria anche, vanno tutti, adesso abbiamo messo qui davanti, l'ESP si attiva e si disattiva, il riscontro purtroppo non lo posso provare questo pezzettino di strada, serve una strada un po' diversa. Vedri, qui scontro è molto comodo nei momenti di viaggio, imposta la velocità e la mantiene costante. Chiusure centralizzate, vedi, hanno funzionato. Specchietto possibile sinistro, ok. Specchietto destro regolabile, ok. Questi sono anche gli specchietti riscaldabili ed il tettino apribile. Le luci prendono il segnale, si accendono, ok. Allora, esaminando l'esterno, la vernice è bella lucida e non presenta ammaccature né urti particolari. Questo piccolo segno da parcheggio anche nel posteriore destro, per il resto tenuta benissimo.
tutte le linee sono a posto, tutto ben parallelo. La vettura, per quanto mi riguarda, non ha preso urti in particolare. Le gomme, posteriore destra 80%, Bridgestone, vediamo se sono tutte uguali. Bridgestone, stesso disegno, posteriore sinistra sempre 80%. Questa versione monta il cerchio 17. Vediamo, giriamo anche davanti, magari le vediamo ancora meglio anche all'interno. Perfette, hanno ancora le strisce di quando escono dalla fabbrica, quindi sono montate anche da poco. Anteriore destra, cioè quella era anteriore sinistra, questa anteriore destra, ok. Internamente, sedili in stoffa, nessun segno di usura, né buchi di sigaretta o strusciature varie. Il volante anche lui in pelle, questo in pelle è ben tenuto. Posteriormente, posteriori sono ok anche loro. Pannelli tutto a posto, vediamo anche qui è tutto ok, non ci sono segni di separazioni di urti. Questa è l'impianto Bose per la radio, con le casse anche posteriori per l'ascolto in una scampagnata. Il tettino apribile optional, molto comodo. Vediamo il funzionamento. Bene, non ha segni di infiltrazioni d'aria, di acqua, quindi chiude anche bene ermeticamente, altrimenti avrebbe fatto dei segni nella tappezzeria. Motore molto silenzioso, gli attacchi tutti originali, nessun tipo di riparazione. Cominciamo e vediamo l'olio. In concessionaria hanno dei tagliandi recenti tutti certificati, anche a un chilometraggio molto vicino a questo. Olio bello pulito, alle doppie chiavi, confermo il buono stato della vettura generale, il chilometraggio lo riscontra perfettamente. Comunque tutti i chilometri sono certificati dalla concessionaria con garanzia di 12 mesi.